Sì, sono tutte opere fatte apposta per la mostra, quindi partendo dal concept della mostra, che è grande bianco, grande nero, omaggio all'essenziale, e partendo da questo concetto io ci lavoro poco col bianco e il nero, nel senso io lavoro molto con i colori. In questa occasione ho deciso di abnegare a favore del bianco e il nero, quindi sono andato a cancellare grandi porzioni del lavoro con il bianco o con il nero. E invece queste forme, le forme nere, sono anche queste sulla linea di questo concetto, e sono andato a intagliare queste forme nere proprio per contrastarle al bianco, diventano protagonisti entrambi, no? Non so se avessi fatto il rettangolo, erano nate come carte, ho dipinto delle grandi carte di queste dimensioni qua, però c'era la carta che si frapponeva tra la forma e l'eventuale muro. Allora ho deciso di fare delle cose che appunto diventano pittoscultura, no? Diventa anche una scultura, pur essendo una cosa bidimensionale che sta a parete, acquista si impadronisce dello spazio, no? Sì. Ecco. Vedo che il colore non è il colore, non lo farò completamente per nulla perché non ce la faccio, perché il colore per me è vita, quindi non ce la faccio a coprirlo totalmente. È stato più un lavoro concettuale, no? Che il bianco e il nero sono andati a sovrapporsi al colore, annullandolo ma allo stesso tempo valorizzandolo. Appunto, come se fossero bianco e nero opposti essenziali che contengono tutti gli altri colori. Molto semplicemente.